Sincronizza. Stiamo registrando, sì. O faccio la cappellata, sì. Ciao ragazzi, io sono Domenico Chiaravallotti e come potete vedere sul mio video si parla di qualsiasi cosa, quindi se non vi piacciono i canali monotematici o monotoni, iscrivetevi, un bel mi piace, tanto lo potete togliere sempre alla fine, ma non fatelo perché siete brave persone. E allora, cosa vi volevo dire? Io ho creato la dissipazione per la centralina della Hengui EP2 Pro. E mentre sto mettendo in moto il mio nuovo Realme GT Neo 2, del quale parlerò brevemente perché c'erano tante recensioni, ma volevo portarvi il mio punto di vista del perché l'ho comprato, più che altro questo. E allora niente, andiamo a vedere quindi come ho fatto io. Non ho utilizzato la pasta termica tipo quella che si usa alle GPU, alle CPU dei PC, ma ho utilizzato questi pad termici, dei quali metterò il link in descrizione. E mi sembra un buon lavoro, comunque il video è del tutto illustrativo, cioè chiaramente non mi prendo responsabilità anche se non ce ne sono, però io vi faccio vedere come ho fatto io il mio metodo, non è detto che sia il metodo corretto, il metodo che addirittura potrebbe creare danni, ma lo dico giusto così. Quindi andiamo alla bici e... Allora ragazzi, qua mi sono fotografato la centralina per un paio di motivi almeno. Uno, per rivalermi eventualmente sulla garanzia, perché cioè avendo le foto e i video, nel caso qualcosa non funzionasse, allora ripeto, avrei sia il video che le foto. E poi la foto mi serve per ricordarmi, come promemoria, per ricordarmi i codici. Questo può servire perché, come vedrete fra poco, andrò a togliere l'etichetta, così il pad termico può aderire meglio alla centralina e quindi al telaio.